Lo scorso 17 gennaio, come ricorderete, ne accennammo. Benvenuto a Massimo Porta, professore Porta, buonasera. Buonasera a voi. Stasera sei qua come punto di vista, se non te sì. No? Chiedo scusa, ho un po' così di... Vabbè, benvenuto al Massimo Porta. Professore Porta, quindicinalmente, cura questo spazio del punto di vista, solitamente delle storie, della cultura, del nostro territorio e non solo. Tra l'altro è da poco presidente dell'Accademia d'Armi Agesilao Greco di Caltagirone. Ecco, Massimo Porta ha presenziato nel ruolo appunto di presidente dell'Accademia d'Armi Agesilao Greco di Caltagirone lo scorso 17 gennaio a Roma, domenica 17 gennaio, ha presenziato rappresentando la città, lo abbiamo investito noi pubblicamente ovviamente, di Caltagirone per onorare uno dei figli dell'ultimo secolo, del secolo scorso, Agesilao Greco, perché la ricorrenza era quella del 150° anniversario della nascita. Ecco, il giorno 17 gennaio a Roma si sono aperti i festeggiamenti che si protrarranno per tutto l'anno e toccheranno anche la città natale di Agesilao Greco, Caltagirone. È stata inaugurata anche la Casa Museo, noi abbiamo delle immagini, Massimo, gestisci tu il tutto, ci sono dei filmati, chiedi tu alla regia come aiutarci a rivedere assieme a te, compartecipando tutti i nostri telespettatori, questa manifestazione di Roma. Buonasera, allora, sì, il 17 gennaio a Roma è stato ricordato il nostro illustrissimo concittadino Agesilao Greco, e questa data è stata scelta dall'erede di questa prestigiosa famiglia, dal maestro Renzo Musumeci Greco, come vedremo anche nelle immagini, spero alcune già stanno scorrendo. Vediamo l'onorevole Fabio Porta, che non è altro che il fratello del professore Porta, sì, io quelli che riesco a individuare naturalmente. Giusto? Sì, queste sono alcune immagini, diciamo, di questa, di questo piacevole momento che ha visto anche protagonisti tanti campioni dello sport. Vediamo, no? Qui siamo all'ingresso dello storico palazzo, oggi Casa Museo Greco, in via del Seminario, a due passi dal Pantheon, che invito finalmente i calatini ad andare a visitare, perché il padrone di casa e i cosa figli. Cosa sta succedendo qua, Massimo? Qui sta succedendo una cosa simpaticissima. Praticamente questo è l'ingresso del palazzo e il sonoro è probabilmente coperto dalla mia brutta voce, e questi ragazzi stanno esaltando le gesta più importanti di Agesilao Greco, che peraltro sono in parte raccontate attraverso alcune copertine che la storica Domenica del Corriere dedicava periodicamente proprio ad Agesilao Greco, e lì ne vediamo una. E raccontano gli episodi più leggendari della vita di questo mito che è stato appunto Agesilao Greco. Abbiamo pure visto, questa è naturalmente più recente, è un pannello che riguarda l'apertura della Casa Museo, abbiamo visto poco prima una delle due, questa è la seconda che si trova all'ingresso. Questa invece esterna è lo stemma, diciamo, lo stemma della famiglia. Aurelio Greco è stato il fratello minore di Agesilao Greco, che ha voluto onorare il fratello maggiore Agesilao, quindi il vero capostipite di questa grande famiglia, capostipite di scherma, perché il capostipite è il papà di Agesilao, di Aurelio, il garibaldino di origini menenine, quindi nato a Mineo, che viene altrettanto ricordato dalla lapide. Questa targa si trova in via del Seminario 87, all'ingresso, quindi esterno, di questo palazzo storico, che è uno dei palazzi più prestigiosi dell'antica Roma, che per tanti anni è stata, ma lo è ancora,
sala di scherma, la più prestigiosa della capitale e fra le più prestigiose d'Italia. La targa esterna e quella interna evidentemente parlano con il nome di Agesilao Greco sottolineato per l'importanza che riveste, parlano della gesta di Agesilao e dell'importanza che la famiglia Greco ha avuto. Qui è appunto una targa, quella interna, che Aurelio, ripeto, fratello minore, dedica al fratello Agesilao, maestro leggendario. Questa spada è l'omaggio della prestigiosa comunità schermistica argentina al nostro concittadino Agesilao Greco. Per tanti anni Agesilao Greco è stato il nume tutelare della scherma argentina. E mondiale. Oltre che mondiale, ma particolarmente in Argentina lui era osannato e letteralmente amato. E questa è la spada che gli regalano, purtroppo non possiamo leggere la dedica perché è scritta in maniera a noi illeggibile, con dietro la spada, sotto la spada, un diploma altrettanto prestigioso che appunto la Federazione Scherma Argentina regalò ad Agesilao Greco. A questo punto possono scorrere le immagini. Dicevo che quella sera del 17 abbiamo con piacere visto che Massimo, a rendere... presentaci un po' i personaggi. Sì, qui sono presenti ad omaggiare Renzo Musumeci Greco e a festeggiare i 150 anni di Agesilao Greco e quindi l'inaugurazione della Casa Museo, di cui dirò brevemente, alcuni campioni dello sport italiano del passato. Qui vediamo Gianni Rivera che con la scherma non c'ha niente a che vedere, non ha niente a che vedere col Milan attuale, un po' di meno peraltro. Vabbè, ho avuto l'occasione anche un numero 10 di per parlare, eccellenza, dai. Però sicuramente un mito, così come un mito per chi inizia a essere sempre meno giovane come me e mi permetto di dire come te, e accanto a Rivera Nino Benvenuti, come no, pugile, che è stato campione olimpionico a Roma nel 60 e che poi soprattutto alla fine degli anni 60 è stato campione mondiale dei pesi medi nei famosi scontri con Griffith. Notti insonni le notti insonni, io mi ricordo che ci alzavamo la notte per vedere queste grandi vittorie di Nino Benvenuti, che peraltro con Rivera e con gli altri campioni dello sport ha espresso parole importanti per la significativa apertura di questa casa museo. Nel frattempo scorrono le immagini. Se torniamo alle immagini dei campioni dello sport, vediamo una altrettanto mitica novella Caligaris che tiene la spada di Agesilao in mano e che anche qui, lo dico simpaticamente, i meno giovani, come iniziamo ad essere, ricorderemo. Novella Caligaris, nuoto. Inaspettata campione del mondo del nuoto, contro le fortissime tedesche dell'est. Il primo a sinistra, così come lo vedo io, invece è Franco Fava, campione olimpionico nell'atletica leggera, che ha rappresentato per tanti un esempio, come d'altronde anche gli altri campioni, non solo nello sport ma anche nella vita. E poi abbiamo la nostra bandiera dei diversamente abili, pardon, che andrà a Rio e che rappresenta appunto lo sport della scherma accanto a Gianni Rivera. Ci sono stati, perché l'inaugurazione è durata tutto un intero pomeriggio sino alla sera,
altri campioni, ci sono stati rappresentanti del governo con delega dello sport da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, i rappresentanti naturalmente della Regione, del Comune, quindi della città di Roma, che hanno voluto quindi sottolineare l'importanza dell'apertura di una casa museo che dal 1878 è la più prestigiosa sala di scherma in Italia e tra le più prestigiose del mondo. Quindi un riconoscimento io credo doveroso che peraltro ripaga di tutti i sacrifici che in questi anni, lo dico al di là dell'amicizia che oramai si è consolidata, il maestro Renzo Musumeci Greco ha compiuto in questi anni. Questa è una sala di scherma non solo mummificata, ma vivente, perché attualmente è sala di allenamenti, ma è soprattutto sala di prestigiose prove schermistiche per gli attori che nel panorama del cinema italiano e del teatro italiano sono nomi importanti, si cimentano in questo sport. Li leggo per evitare di sbagliare, praticamente da Giancarlo Giannini a Vittorio Storaro, a Vincenzo Gerami, a Massimo Ranieri, Kim Rossi Stuart. Non è attore naturalmente, no. È uno scenografo di luce. Lo scenografo, Alessio Boni, Alessandro Preziosi, Monica Bellucci che ha tirato di scherma e che peraltro si aspettava ma che purtroppo non è venuta, Liliana Cavani, Placido Domingo, Roberto Bolle, Riccardo Muti addirittura e lo stesso Franco Zeffirelli che peraltro ha mandato un messaggio, per motivi di salute non è potuto venire, ha mandato un messaggio molto bello, molto toccante agli organizzatori della serata. In passato il papà di Renzo Musumeci Greco, molto noto ai caltagironesi di un tempo, Enzo Musumeci Greco, perché era uno degli animatori del trofeo prestigioso Agesilao Greco, praticamente fu quello che inventò questa nuova arte, cioè di maestri dello spettacolo e per lo spettacolo. E quindi da Richard Burton a Vittorio Gassman, a Burt Lancaster, addirittura a Gina Lollobrigida, a Tyrone Power, a Orson Welles, sono passati da questa casa museo che io mi sono permesso sui social network di scrivere essere uno spicchio di Caltagirone a Roma, naturalmente non l'unico, che appunto ha rappresentato quindi una palestra prestigiosissima, un punto di riferimento importante. E, in passato lo era perché erano di casa, presso questa nuova casa museo, persone del calibro di Marinetti, di D'Annunzio, che erano amici personali di Agesilao Greco. Gabriele D'Annunzio in un salotto parigino esclamò, qui lo leggo da una stampa che ha rappresentato gli auguri di Natale quest'anno dell'Accademia, D'Annunzio rivolgendosi ad Agesilao Greco a Parigi dice: vorrei avere la cetra di Pindaro per cantarti, Greco. Un discepolo di D'Annunzio, un poeta importante, praticamente ha sempre omaggiato Agesilao Greco con poesie che naturalmente non staremo qui a leggere, ma che esaltano il mito di Agesilao Greco. Raniero Nicolai: Agesilao, tu sei la storia, tu sei il mito, gesta, prodezza, simbolo, magia. E in questa sede, in questa circostanza, la presenza anche, lo dicevamo, di autorità civili e militari e non solo di campioni dello sport, ci ha fatto piacere, a parte l'accoglienza simpaticissima e naturalmente di cui lo ringrazio, che ci ha fatto Renzo Musumeci Greco, che ha fatto a Caltagirone, come sentiremo nel messaggio
registrato, il nome di Caltagirone ha riecheggiato più di una volta. E con orgoglio Renzo Musumeci Greco ha voluto sottolineare, insieme ai critici d'arte che hanno presentato la serata, hanno allietato la serata, che è stata accompagnata anche da bella musica, hanno voluto sottolineare la sicilianità e la caltagironesità di Agesilao Greco, senza la quale non possiamo leggere e capire il personaggio. Sono tanti gli episodi narrati, raccontati, esaltati in quella serata, probabilmente potremmo tornarci, e che fanno di Agesilao Greco un personaggio irripetibile, che forse dovremmo amare ed omaggiare di più, anche con il ritorno di prestigiosi trofei di scherma che vediamo con la federazione, che naturalmente era presente attraverso i massimi rappresentanti. Purtroppo il presidente era all'estero per seguire una delle tante stagioni vincenti della nostra nazionale. Il presidente è scarso. E quindi sicuramente un momento importante anche per Caltagirone. Avremo modo nel corso di questo anno di ricordare. Ecco, quando il 150esimo farà tappa a Caltagirone per ricordare? È programmata qualcosa? Lo stiamo valutando. Abbiamo anche bisogno di una interlocuzione con il Comune, che obiettivamente in questo momento conosce qualche difficoltà. Aspettiamo. Nonostante a luglio Renzo Musumeci Greco sia venuto a Caltagirone, è stato ospite del Comune, del commissario, però abbiamo avuto poi qualche difficoltà di relazione che cercheremo di colmare. E comunque sicuramente un ricordo ci sarà, lo abbiamo detto anche nell'intervista finale. A questo punto possiamo far scorrere questo messaggio di le immagini, Musumeci Greco. Vediamo se possono scorrere. Sì, e c'è l'audio anche, no? Sì, c'è l'audio. Perfetto, possiamo partire. Tanto sarà brevissimo. Importante casa Museo. Renzo Musumeci Greco, erede di questa grande tradizione, di questa grande famiglia, vuole porgere un saluto particolare e affettuoso ai Caltagironesi. Caltagirone, cittadina alla quale sono molto molto affezionato, infatti pochi mesi fa sono rimasto affascinato ulteriormente ogni volta che ci vengo. Lo sono non solo da Caltagirone, ma dagli abitanti di Caltagirone che hanno una simpatia, un affetto e un trasporto verso ancora Agesilao Greco, nonostante sia nato 150 anni fa, precisissima, e ancora molto vivo nel loro ricordo. Sono felice anche che voi portiate avanti questo discorso, questo ricordo di Agesilao, che merita di non essere dimenticato. Noi da Roma, voi da Caltagirone. E speriamo quest'anno, entro l'anno, di organizzare un piccolo evento. Grazie. Va bene, questo era il messaggio di Greco Musumeci. Renzo Greco Musumeci. Pronipote, perché nipote di Aurelio e quindi pronipote di Agesilao. Allora, il prossimo appuntamento con questo accadimento, con questa celebrazione del 150esimo, aspettiamo l'organizzazione che possono... organizzeremo qualcosa, abbiamo il sostegno della Federazione anche Italiana Scherma e dell'Accademia oggi, che giorno 31 ci ha onorato della sua presenza, ha assunto questo impegno affinché Caltagirone diventi punto nevralgico anche per ricordare in Sicilia, in questa ricorrenza del 150esimo, abbiamo solo bisogno di una interlocuzione con il Comune per capire, perché a questo punto è importante. Se c'è necessità ci sostituiamo, tanto è facile, non ci costa sacrificio. Massimo, grazie, grazie, grazie anche di quello che stai facendo, di quello che ci hai portato e reso partecipe. Grazie a nome veramente, te lo dico, di tutta la cittadinanza, non solo di Caltagirone, ma stasera ho scoperto anche della città di Mineo, che in estate, in effetti, i natali di Greco nascono a Mineo. Papà di Agesilao, Salvatore Greco dei Chiaramonte, che è stato uno dei tanti capi garibaldini.
Benissimo, grazie al professor Massimo Porto, ci vediamo alla prossima. Grazie. Pausa pubblicitaria, adesso lascio il microfono agli altri amici, a Enzo Nicoletti, a Nenzi Sainbene e poi Enzo Nicoletti, che proseguiranno questa trasmissione. Per quanto mi riguarda vi auguro il buon fine settimana, il buon proseguimento e l'appuntamento, se ferma Massimo naturalmente, l'appuntamento per quanto mi riguarda lunedì prossimo alle 21:15. Buon fine settimana, ci rivediamo.